Ciao a tutti, sono Scarlett, vi parlo dalla mia stanza e oggi si parla di fitness. Durante l'ultimo mese trascorso ho pubblicato molto spesso su Instagram immagini mie post allenamento perché ho iniziato a seguire questo allenamento che si chiama Impacto Training. Spesso molte di voi mi hanno chiesto di cosa si trattasse. Onde evitare di rispondere sotto i commenti e di dare informazioni che potrebbero essere incomplete, ho deciso di realizzare questo video così finalmente vi parlo di Impacto Training e Fabio Inca. Impacto Training è un metodo di allenamento ideato da Fabio Inca che promette di ottenere risultati in 8 settimane. I workout ideati per questo metodo di allenamento hanno la durata media di circa 20 minuti e hanno questa particolarità di essere adattabili a qualsiasi spazio. Possono essere fatti al chiuso di una camera da letto, in una camera d'albergo, fuori, all'aperto, ma hanno comunque bisogno di poco spazio e sono assolutamente fatti senza alcun tipo di attrezzo. Gli obiettivi di Impacto Training sono quelli di perdere grasso senza diminuire la massa muscolare, accelerare il metabolismo e tenerlo attivo nelle 48 ore successive all'allenamento, aumentare forza ed efficienza muscolare senza gonfiare eccessivamente il muscolo e aumentando coordinazione, equilibrio e flessibilità. Ed infine, cosa importantissima, restare motivati senza stressarsi troppo. I video dei workout si trovano sul canale YouTube omonimo, quindi Impacto Training, di cui vi metto il link nell'info box. Quelle che vi ho appena dato sono delle informazioni generali sul metodo, appunto, che ho tratto dal sito stesso di Impacto Training. Ora però vi dico cosa ne penso io personalmente di questo metodo, dato che è un mese e mezzo che lo sto provando e che non ho assolutamente voglia e intenzione di smettere. Perché mi piace tanto Impacto Training? Intanto perché i video sono in italiano e questo è un particolare che non va assolutamente trascurato. Allenarsi da soli a casa, soprattutto se non si è esperti, può risultare in molti casi alquanto pericoloso. Avere un istruttore che durante il video ti parla in italiano e ti spiega la giusta esecuzione degli esercizi è molto importante per prevenire eventuali traumi che potrebbero portare problemi, in alcuni casi anche alquanto seri. Gli esercizi durante i workout sono mostrati in diverse modalità di esecuzione, dalla più semplice e a più basso impatto per chi è poco allenato, a quella più alto impatto per chi ha già un buon livello di allenamento fisico. Questo vuol dire che chiunque può seguire questi esercizi, anche chi fino a ieri l'unico sport che ha praticato è stato il divano e serie TV. Inoltre, Fabio Inca è un ottimo motivatore, dà sempre la giusta spinta. La sua proverbiale frase "stai con me", che io uso sempre come hashtag su Instagram, è che lui usa, molto spesso la butta lì nei momenti in cui magari gli esercizi sono più difficoltosi, nel momento in cui senti che stai per mollare durante l'esercizio, può sembrare una banalità, ma è davvero un grosso aiuto per andare avanti, per sforzarsi e per arrivare alla fine dei 30 secondi dell'esercizio. Perché sì, ogni esercizio dura 30 secondi. Questa è la tecnica degli allenamenti HIIT, secondo cui si devono eseguire 30 secondi di esercizio e 10 di recupero in modo continuativo. Quindi quando voi eseguirete i vostri 20 minuti farete per ogni esercizio 30 secondi continuamente, 10 secondi di recupero, 30 secondi, 10 secondi, 30 secondi, 10 secondi. Ed è proprio questo che diciamo che in un certo senso risveglia il metabolismo. Ed i cambiamenti giuro che si vedono realmente in pochissimo tempo. Io in un mese ho perso circa una taglia, non so quanti chili ho perso perché ho deciso di non salire mai più sulla bilancia, ho litigato con la bilancia, non la voglio più vedere. Comunque realmente se si inizia a fare attività fisica è normale che la massa grassa aumenti di peso e quindi se vuoi restare motivato o motivata non salire sulla bilancia, usa centimetro, usa le foto, usa i vestiti vecchi che prima indossavi ed ora non puoi indossare più. Ma quello della perdita di una taglia non è sicuramente il risultato più importante che sto ottenendo.
Da quando faccio Impatto Training mi sento assolutamente più energica e vitale e questa energia diventa maggiore soprattutto quando riesco ad allenarmi di mattina. Il buon umore è ritornato a fare capolino nel marasma di tutte le sensazioni e sentimenti negativi che ho sentito in quest'ultimo anno. Sono sicuramente più allegra e più solare. Il sonno finalmente mi si è stabilizzato, non faccio più fatica ad addormentarmi la sera, non mi giro e mi rigiro nel letto, faccio le mie buone 7-8 ore di sonno continue senza quasi mai svegliarmi e questo per me è davvero un grande risultato. Non ho più i mal di schiena che nell'ultimo anno mi avevano attanagliata. Inutile dire che per ottenere dei buoni risultati, soprattutto a livello di dimagrimento, bisogna sicuramente assumere uno stile di vita che sia quantomeno decente. Quindi curare un po' di più l'alimentazione. Io non sto seguendo una dieta vera e propria perché questo non è proprio periodo, però sto un po' più attenta, cerco di evitare come la peste tutte quelle che chiamiamo schifezze, cerco di stare attenta ai condimenti e alle porzioni e bevo tanta acqua. Insomma, il minimo sindacale bisogna pur farlo, ecco. Io sono davvero molto soddisfatta di questo nuovo metodo di allenamento, mi sta riportando un po' alla vita serena, alla vita rilassata. E infatti ne sto parlando con tutti e mi piacerebbe che tutti potessero provare con il giusto spirito perché davvero ti fa stare molto bene. Inoltre, Impacto Training è anche un libro in cui si spiega in modo più approfondito questo metodo, la corretta esecuzione degli esercizi, corredata da foto e anche vari consigli utili per un cambiamento di vita all'insegna del wellness. Se vi interessa, trovate il link nell'info box. Bene, credo di non aver dimenticato nulla, dovrei aver detto tutto quello che avevo intenzione di dirvi. Se avete voglia di provare, aprite subito il canale YouTube di Impacto Training, 20 minuti al giorno, se non riuscite a trovarli, vi state solo dando delle scuse. Se siete passati da qui, vi ricordo di lasciare un commentino così che io possa salutarvi. Per questo video è tutto, se vi va ci vediamo al prossimo video, vi mando un grosso bacio, ciao!